Io parlo spessissimo di BioVital, questo dispositivo magico, ecco questo è il mio, attaccato al rubinetto del lavandino, da cui attraverso campo magnetico, sequenza aurea di Fibonacci, zeolite, argento, esce acqua viva, strutturata con la memoria della sorgente, tant'è vero che ha la certificazione di Masaru Emoto. Il BioVital è qualcosa di magico perché elimini totalmente le bottiglie di acqua minerale, non solo, ma l'acqua che esce è veramente viva, migliore di ogni tipo di acqua minerale, tant'è vero che ci sono delle testimonianze incredibili, guardate le testimonianze. Poi, l'altra cosa importante è che normalmente l'acqua minerale delle bottiglie, che tu elimini bottiglie di plastica, tutto, tu la usi solo per bere, invece in questo caso la si usa per cucinare, per dar da bere agli animali, che hanno dei benefici incredibili, per dare alle piante. Ma quanto costa la manutenzione? È complicata la manutenzione? No. La manutenzione la fai a casa tua ogni 2 o 3 mesi ed è molto semplice. E ti mostro il video. Cioè non è come tutti, a parte che gli addolcitori, tutti questi filtri che vengono fatti, rendono l'acqua liscia e morta perché tolgono tutto. Però in questo caso, e poi c'è la manutenzione, c'è il sale da mettere, tutto questo. Invece qui no. Qui tu sviti questi apparecchi, lo sviti, e fai la manutenzione. Ecco il video di come fare manutenzione di questo portento della tecnica, il BioVital. Per la semplice manutenzione del tuo BioVital acqua ti occorrono carta d'alluminio, una siringa da 10-20 ml senza ago, aceto di alcol, mezzo bicchiere di acqua, sale grosso bianco da cucina, cloruro di sodio. Svita il BioVital acqua dal rubinetto e fai uscire tutta l'acqua scuotendolo. Se dovesse servire, soffiaci dentro. Svita il sistema Zoopura e rimuovi tutte le sue componenti interne. Il contenitore zeolite, la guarnizione verde più spessa, il contenitore dei magneti, la guarnizione verde più fina, l'Ario Silver. Procediamo con la rigenerazione della zeolite. Prendiamo il bicchiere con l'acqua, il sale grosso da cucina, e sciogliamo l'equivalente di un cucchiaio da minestra nell'acqua contenuta nel bicchiere. Gira affinché il sale si disciolga nell'acqua. Immergi il contenitore della zeolite e lascialo in immersione tutta la notte, almeno per 12 ore. A questo punto procediamo con la pulizia di BioMineral e del Vortex Silver. Prima di tutto riscaldiamo in un pentolino l'aceto di alcol. Deve essere bollente. Con della carta d'alluminio creiamo un tappo e chiudiamo la parte finale del Vortex Silver. Con la siringa aspiriamo l'aceto di alcol bollente e iniettiamolo nel sistema BioMineral fino a riempimento. Creiamo un altro tappo con la carta d'alluminio e chiudiamo questa volta la parte del BioMineral. Giriamo il BioVital togliendo il tappo di carta d'alluminio che avevamo posizionato inizialmente. Aspiriamo nuovamente l'aceto di alcol bollente con la siringa e iniettiamolo nel Vortex Silver, così da riempire totalmente il BioVital. Chiudiamo nuovamente con la carta d'alluminio ed adagiamo il BioVital in un bicchiere o contenitore, purché rimanga dritto. Lasciamo agire l'aceto di alcol per circa 10 minuti e ripetiamo tutta l'operazione per 2 o 3 volte. Al termine di questo procedimento, avvitiamo il dispositivo al rubinetto e facciamo scorrere l'acqua per qualche minuto. Prendiamo l'Ario Silver e immergiamolo in aceto di vino bianco per almeno 12 ore. Trascorso il tempo necessario, ricomponiamo il sistema Zoopura, inserendo in ordine l'Ario Silver,
accertandoti che sia arrivato fino in fondo. Devi vedere uscire la piccola sezione grigia. La guarnizione verde fina. Contenitore e magneti. Guarnizione verde più spessa. Contenitore della zeolite. Riavvitiamo il sistema Zeopura al Vortex Silver, ricomponendo così il BioVital Acqua. Per preservare e mantenere efficiente il tuo BioVital Acqua, ti ricordiamo che la manutenzione va effettuata una volta al mese. E per averlo sempre lucente, puoi pulire esternamente la chiocciola di argento utilizzando un prodotto specifico per questo materiale.